Amici, amici, buonasera, benvenuti alla 13ª puntata di Mani e Fuori, la trasmissione di TV7 Triveneta interamente dedicata al volley. Vedete, accanto a me stasera c'è un PC. Direte, cosa serve? Lo scopriremo dopo perché abbiamo degli ospiti particolari, ci divertiremo a scoprire qualcosa di nuovo. Il primo applauso però è per queste ragazze che ne hanno combinate di tutti i colori fino a adesso. Sono l'under 18 della Pallavolo Valsugana. Applauso ragazze, benvenuti, benvenute in studio con noi. Vado a presentare gli ospiti di questa settimana e comincio con uno dei giocatori che sta giocando meglio in questo momento, è Andrea Semenzato, centrale della Fidi a Padova. Ciao Andrea. Ciao. Ben arrivato. Grazie. Il motivo per cui abbiamo qua vicino questo computer è perché voi, immagino, chi viene al Palafabris la domenica vede un omino un po' pelato come me che si mette dietro al lato corto del campo e lì che scrive. Questo è lo scoutman della squadra, si chiama Fabio Dalla Fina, ce l'abbiamo qui questa sera. Ciao Fabio. Bellissimo parole. Poi ci spiegherai qualcosa di questo infernale strumento. A proposito di... diversamente cappelloni, Massimo Zirio dal Gazzettino. Ciao Massimo. Ciao Massimo. Grazie un amico. E poi abbiamo il piacere di avere una persona che è prima di tutto un DJ, perché lo fa di professione, ma è soprattutto lo speaker del Palafabris, Stefano Ferrari. Ciao Stefano. Buonasera. Buonasera a tutti. E scopriremo qualcosa di interessante anche su Stefano Ferrari, su Massimo Zirio e anche sul sottoscritto. Abbiamo un documento esclusivo questa sera. Bene, come sempre però andiamo con ordine e cominciamo a vedere i risultati dell'ultimo turno. Ci siamo lasciati 2 settimane fa, il campionato però è andato avanti ed è andato avanti anche direi abbastanza bene per la Fidia, che ha conquistato 4 punti nelle ultime 2 partite. Vediamo i risultati dell'ultimo turno, prego la grafica. Eccoli che arrivano, Andreoli Latina che perde in casa 3-0 con Belluno, successo esterno di Trento per 3-1 a Monza, Copra Piacenza batte Fidia Padova 3-2, successo esterno di Macerata per 3-0 a Ravenna, successo abbastanza clamoroso di Verona in casa per 3-2 con la Brebanca Cuneo, vince facile 3-0 Vivo Valenze con San Giustino e questo fa chiaramente bene alla Fidia Padova, successo esterno di Casa Modena in rimonta a Roma sull'Emme Roma per 3-2 per una classifica che andiamo subito a vedere. Eccola che arriva, Lube e Itas a 35, poi abbiamo Cuneo a 32, Casa Modena a 29, queste sono le prime 4 che sono ormai nettamente staccate come vedete dal resto della classifica. Quindi abbiamo la Sisley a 22, l'Acqua Paradiso Monza Brianza a 21, Tonno Calipo a 20, M Roma a 18 e qui si entra nella zona veramente calda della classifica con Latina a 17, Verona a 16, Padova a 15 finalmente con qualche punto di vantaggio su quel penultimo posto, Piacenza a 14, San Giustino a 12, chiude Ravenna a 8 punti. Questa è la classifica, io faccio intervenire subito Andrea Semenzato, intanto per commentare la classifica prima ancora che le ultime partite, perché non mi capitava da anni di vedere tante squadre andare in così pochi punti nelle zone diciamo calde, no? Ma lo dicono tutti, lo sostengo anch'io, quest'anno come mai penso... insomma, secondo i miei ricordi, secondo la mia esperienza, il campionato è molto equilibrato. Ci sono le 3 squadre che al momento occupano i primi 3 posti, che insomma stanno facendo un po' il vuoto e insomma il resto della classifica è parecchio equilibrato e ogni domenica i risultati insomma, ma non si è alzato sono il livello, così Andrea, o si è abbassato secondo te, onestamente? Ma, io credo che, non lo so, sicuramente a parte le prime 3 squadre al momento, le altre il livello è abbastanza, diciamo, uniforme. Rispetto agli altri anni forse qualcosina si è migliorato perché insomma la classica squadra Materasso, le paio di squadre Materasso non ci sono quest'anno e insomma questo penso sia un bene perché ogni domenica è una lotta insomma in qualsiasi campo. Quindi Massimo si alza forse un po' anche intanto vediamo le immagini della partita di domenica scorsa a Piacenza, forse si alza anche un po' la quota salvezza, negli ultimi anni si parlava che i 24-25 punti potessero bastare, in realtà quest'anno forse ne servono di più. Beh, l'impressione vedendo la classifica dopo la prima giornata del girone di ritorno è quella, soprattutto si alza diciamo il numero di squadre coinvolte in questa lotta perché se abbiamo visto la parte diciamo la classica parte destra della classifica credo che nessuna possa essere, non dico tranquilla, ma neanche diciamo ragionevolmente convinta di uscire presto da questa lotta salvezza. Io credo che alcune squadre come Latina ad esempio possa veramente essere inclusa in questa lotta, anche se quei 3 punti con Trento sì, ovviamente poi lì. Ci sono sempre dei punti
che ballano, però ecco, una lotta che coinvolge più squadre. Questo secondo me è un po' figlio di quello di cui avevamo discusso nella puntata con il Con Massimo presidente, Righi, con certo. Massimo Righi, in cui ci sono alcune squadre che sono proiettate più magari anche per traguardi europei, per le vittorie, e altre squadre che secondo me hanno fatto anche un mercato già quest'anno un po' più, non dico a risparmio, ma comunque più oculato, per cui c'è un certo numero di squadre diciamo, che non fanno la differenza, non c'è una spaccatura tra playoff e salvezza come c'era negli altri anni. E questo, devo dire, vedendo anche in prospettiva di domenica prossima, ci dà una speranza perché magari alcune squadre Certo. più alte in classifica in casa si possono Sì, anche mettere in difficoltà. penso che mai come quest'anno una squadra come Padova, per come è strutturata, possa dire che può far punti quasi con tutti, come può farne anche nessuna con tutti, vuol dire, perché se tu perdi con Ravenna non è uno scandalo quest'anno, ci può stare, mentre gli anni scorsi se perdevi magari, che ne so, con Forlì, che era molto più Beh, io credo che clamoroso. questo sia verissimo anche per le caratteristiche che ha questa squadra, Certo. che abbiamo visto può giocare bene e esaltarsi quando gioca bene, e poi certe volte, penso alla partita che abbiamo commentato insieme con San Con San Giustino. Giustino, Infatti noi trasformarsi completamente nel giro di pochissimo tempo in campo. Fabio, ma tu che vivi a stretto contatto con la squadra, è proprio così, è una squadra che quando va tutto bene si esalta e riesce quasi a battere Modena, quasi a battere Sì, Cuneo, e poi quando va male invece. come tutte, penso, abbiamo visto la classifica prima, ci sono squadre sicuramente che sembrano più quotate di noi, che hanno raccolto meno punti, e poi ci sono le sorprese come abbiamo visto anche Verona, le ultime partite, che riesce comunque a fare una buona partita e vincere contro Cuneo. Noi siamo lì, abbiamo una squadra molto, molto buona, ci stiamo andando bene anche in settimana, però diciamo che tutte le ho viste abbastanza altalenanti, a parte le squadre di prima fascia, le prime due squadre, gli altri raccolgono, non raccolgono, ma ovviamente sta anche alla bravura dell'avversario mettere in difficoltà. Che bello concentrato che era qua Paolo Montagnani. Ma Sempre perché concentrato. Semenzato si è messo a giocare così bene adesso? Perché Semenzato è un giocatore forte. Perché ha delle buone indicazioni, quindi a muro. No, adesso a parte, Andrea, stai giocando veramente sei in veramente un bel momento. I numeri dicono che, voglio dire, nelle ultime partite hai fatto veramente delle cose importanti. Ma sì, il pensiero. Per quanto mi riguarda, è sempre stato quello di stare bene fisicamente. Poi dopo di conseguenza riesco ad esprimermi in un certo livello e fondamentalmente quello che mi è mancato negli ultimi anni è stata la condizione fisica. Ho avuto molti problemi, molti infortuni e non sono mai riuscito a trovare continuità. Adesso gioco una partita alla volta perché ho sempre un po' paura che succeda qualcosa o magari che, insomma, da un momento all'altro. Speriamo di no, dai. No, speriamo di no, Il però tonfo. insomma sono momenti da godere Certo. all'istante, in quel momento e senza pensare Ascolta, troppo a. Andrea, com'è che fate più punti fuori casa che in casa? Non è che è colpa dello speaker. No, lo speaker, devo dire la verità, no, non ne ho No, perché se no lo avuto. cambiamo, diciamo, presidente, si No, cambia, perché se quello è il no. problema. 5 punti in casa, 10 fuori, Stefano. Sì, no, infatti è una cosa che Cioè, ti senti un po' stupisce anche responsabile di sta me. cosa, no? Ma responsabile magari anche sì, no, vabbè, in ogni caso io facendo parte comunque della società, non sono in campo ovviamente, però mi sono responsabilizzato anche verso di loro, quindi chiedendo a loro se gradissero magari durante la fase di riscaldamento, che è quella anche più importante, quella anche in cui magari riescono a percepire quello che arriva dall'esterno del campo, quindi riescono a sentire la musica, magari quello che io dico, e quindi mi sono preoccupato, per modo tra virgolette, di chiedere a loro se avessero magari qualche canzone in particolare. E ti ha dato qualche Sì, richiesta? beh, lui ad esempio Semenzato me ne ha date due. Mi ha chiesto Michel Teló, che poi è uno dei balli. Ai Seu Che Pego, tu Ah fai una sì, faccia strana, vabbè, ok, d'accordo. però insomma è una canzone Tormentone. che va molto. E poi l'altra non me la ricordo. Non so, perché io e Chico De Marchi abbiamo l'abitudine di storpiare un po' i nomi delle canzoni, Quindi no, non ti fidi di dirlo. solitamente in dialetto veneto, quindi il titolo non sarebbe molto No, ad fedele esempio, alla ti do una realtà. piccola chicca, spero non gli dispiaccia, però ad esempio Coach Montagnani mi ha chiesto una canzone di J. Ralph, che è Kansas City Shuffle, che poi è la colonna sonora del film Slavin, Patto Criminale, me l'ha chiesta, e la E settimana tu da dopo buon DJ sei andato. puntuale c'era. Allora, adesso poi nella seconda parte scopriremo qualcosa anche di Stefano Ferrari, che oltre a fare DJ e allo speaker ha giocato a pallavolo, non giocava da un po' di tempo nella mitica sfida,
ormai tra giornalisti e soci di cui parliamo ormai da settimane. Ma dobbiamo proprio parlare. Abbiamo anche un contributo filmato, ma vi tengo in sospeso per la seconda parte, a tra poco. Eccoci qua. Seconda parte di Manie Fuori, abbiamo sentito quali sono i gusti musicali. Qui è musica richiesta. Vai Stefano, parla tu. Vedi? No, questa ci sta. Beh, sicuramente è il disco del momento, insomma, quello più ballato almeno nei veglioni di Capodanno di quest'anno dai 15 ai 60 anni, quindi niente. Poi durante la pausa pubblicitaria mi è venuto in mente l'altro disco che era comunque un altro di un'altra artista molto famosa che è Rihanna con Man Down. Quindi loro comunque chiedono le canzoni. Scusa, puoi ripetere perché in regia poi sono sicuro che poi la trovano. Rihanna Man Down. Man Down. Scritto perfetto. Man Down. No, vabbè, adesso giusto. Non sottovalutare così tanto. L'abbiamo sottovalutato. Ascolta, invece, vabbè, il pubblico, tu hai preso l'eredità, chiamala così, di uno speaker storico che è stato Andrea Meoni, però anche tu vedo che con la Ola non è che te la cavi male, no? Diciamo che io alla fine, in pratica, al Palafabris vado a fare tutto quello che ho messo insieme quello che sapevo fare già prima, quindi in pratica mettere la musica, che è quello che facevo prima magari in discoteca, quindi presentare o comunque anche leggere dei messaggi promozionali, qualcosa che è quello che si fa naturalmente alla radio, e poi c'era comunque il discorso dell'aggiornamento pallavolista, perché è vero che io ho giocato a pallavolo, però è altrettanto vero che quando smisi io c'era ancora cambio palla, quindi mi sono dovuto aggiornare. Allora, un po' visto che stiamo parlando di quando smisi, io adesso chiedo alla regia già di preparare questo contributo, così ci togliamo il pensiero Max, e se dobbiamo fare questa brutta figura la facciamo subito e non ne parliamo più. Questa sfida giocata il 15 dicembre più o meno, quindi insomma, sì, un mese fa circa, ha visto Stefano Ferrari, partita soci contro giornalisti. Tra i giornalisti c'era Stefano Ferrari, che era la nostra punta di diamante, assolutamente. Vediamo cosa è successo. Intanto noi ne parliamo, vediamo se la regia riesce intanto a mandarci il contributo. Abbiamo perso 3-1, l'abbiamo detto più volte, però Stefano Massimo... Lottando. Abbiamo perso lottando. Lottando, soprattutto con delle palle, Fabio, abbastanza dubbi, perché l'arbitro era Santuzzi. Noi eravamo allenati da Simone Roscini, mentre i soci erano allenati da Paolo Montagnani. Quindi questo è abbastanza... Ci siamo con il contributo? Sì, no, forse? Sì. Sì, vediamolo allora, vediamo un po', perché ci sono delle cose veramente straordinarie. Vai, vai. Dirti che ero io il palleggiatore, però sì. Si è visto, ma no, ti si riconosceva dalle ginocchiere bianche. Lo pensavo dai capelli lunghi, no? Sì, ci siamo divertiti. Comunque tu hai giocato in passato, no? Sì, io ho giocato anche un campionato in prima divisione, quindi onorevole per un nano, eccolo qua, guarda, ecco, guarda il lungolino, bello. No, ho giocato anche una stagione in prima divisione, giocando opposto, naturalmente poi la statura non mi ha aiutato nella maniera più assoluta, però comunque mi è rimasta la passione, se non altro per lo spoglio. Poi ho giocato anche a calcio, insomma, in qualche modo ho cercato di mantenere, se non altro per mantenermi rimanere presentabile almeno. In ogni caso, devo dire che la pallavolo è lo sport che più mi ha dato, anche dal punto di vista umano, dal punto di vista del gioco di squadra e anche da quello che vedo, dalla pulizia che comunica lo sport del volley in generale. Quindi è importante anche il messaggio che dà lo sport, oltre naturalmente, certo, allo spettacolo, a tutto quello che c'è intorno. Andrea, non abbiamo ancora parlato delle ultime partite, sono state 3 quelle che noi non abbiamo seguito nella nostra trasmissione. Parliamo dell'ultima di Piacenza, perché è quella più vicina, un po' perché tu hai giocato a Piacenza, sei un ex. A Piacenza in questi giorni è successo un po' di tutto. Si è dimesso Angelo Lorenzetti, cosa abbastanza inusuale in Italia, quindi ci sono state anche parecchie
così parecchi elogi, insomma, per questo gesto comunque molto molto coraggioso, molto onesto di Angelo Renzetti. È stato sostituito da Luca Monti, Max è sempre un Monti che sostituisce un dimissionario. E stavo pensando che oggi è di oggi la notizia che Piacenza, oltre ad aver preso Kleber, brasiliano, che potrà giocare nelle prossime partite, ha in Italia anche Simon, che è centrale cubano, che abbiamo visto, però non si sa quando potrà giocare. Cosa sta succedendo a Piacenza? È una squadra che secondo te rimarrà ancora lì? Forse te l'ho chiesto anche l'altra volta, ma continua a rimanere nelle parti basse. Sì, continua evidentemente a non esprimersi secondo quelle che erano le attese. E, insomma, se ne è parlato tanto, sono stati un po' pensierosi sul fatto di rinforzare o meno la squadra con questo innesto di Kleber che arriverà a giorni. E questo arrivo di Simon, questo centrale cubano, insomma, che fisicamente molto forte, certo. Molto forte, che si è espresso molto bene negli ultimi mondiali in Italia. E penso abbiano fatto questa mossa, insomma, come investimento per il futuro. Non credo che giocherà nell'immediato, anche perché mi risulta essere inattivo da un po' di tempo. Avrà bisogno anche lui di rientrare a un certo livello. E poi, insomma, dovranno esserci tutti i vari permessi della Federazione Internazionale, certo. I transfer, eccetera. Credo che se ne parlerà almeno per la prossima stagione, e se non ancora più in là. Però, insomma, Piacenza ancora non ha trovato, si vede la ricetta per uscire da questo limbo di classifica. Però meglio per noi, perché insomma è una squadra in più con cui possiamo giocarcela. Sì. Fabio, ma com'è che sta battutina di Semenzato? Eccolo qua, guarda che ha incontrato. Prima abbiamo visto qualcuno che ha preso il nastro e è andata giù, poi no. Comunque... La battuta di solito sì, è molto tesa, a filo, a volte... Diciamo che la bravura aiuta chi ci prova, no? Quindi queste ace sicuramente c'è un po' di fortuna, ma... Vabbè, tu che sorprisi tutto, ma com'è che ultimamente danno più fastidio queste battute qua che delle bombe a sacco, sì. Clamorose? Com'è questa storia? Non lo so, si vede magari anche troppa sicurezza magari a volte di andare sulla palla. Sicuro che comunque una battuta in salto fatta bene è sempre forte. Abbiamo visto anche noi contro Piacenza. Massimo, Andrea Gargella non sta passando un momento straordinario. Paolo Montagnani ha scelto di far giocare Yuko Shikawa nelle ultime due partite. Da quello che si vede, da quello che si è intuito, potrebbe essere così anche domenica. Che impressione hai avuto per quello che hai potuto sentire o vedere di Yu in questo ruolo? Ma sicuramente dispiace un po' per Garghi, perché comunque è un giocatore che è da tanti anni a Padova. Però e con Zingaro infortunato. Infatti stavo dicendo, diciamo che il suo momento di calo tecnico è coinciso proprio col fatto che il suo naturale sostituto, cioè Marco Zingaro, è appunto fuori in questo momento. La soluzione di dare più spazio a Yu, diciamo, sicuramente permette di avere un giocatore in più sfruttando le sue caratteristiche migliori, però sicuramente magari mancherà anche un po' la possibilità di un cambio in attacco, anche se ultimamente in attacco non aveva molto spazio, visto che comunque gli altri tre schiacciatori si alternavano regolarmente. Io credo che comunque sia utile anche per dare la possibilità a Garghi di recuperare senza la pressione, perché poi sappiamo che il ruolo del libero è molto dedicato, perché comunque sei sempre un bersaglio molto chiaro per tutti gli avversari, quindi se sei in crisi sei sempre in campo e sempre viene messo in evidenza. Poi anche giallo si vede meglio, no? Si vede di più. Cioè. Quando non è rosa. Esatto. Sì, beh, quella maglia di Garghi quella domenica, Andrea, è stata veramente inguardabile, un fucsia. Fabio, può essere che io ho visto le partite di Roma e di Piacenza in TV, non personalmente, ho avuto l'impressione, proprio come caratteristica, che Andrea sia molto più preciso in ricezione e che invece lui mi sembra più presente in difesa. I numeri, sì. Che adesso cominciamo anche a vedere, dicono questo o qualcosa di diverso? No, sicuramente Andrea è un po' più preciso. La differenza tra i due è che lui tende ultimamente almeno a sbagliare meno, quindi la percentuale di errore diminuisce e comunque le percentuali sono più basse sì di positività, però sta dando un apporto importante per la squadra. Meno errore fai, quindi più punti sono guadagnati. Adesso ragazzi, sapete che facciamo scuola di pallavolo su Vinterrogo? Adesso Fabio Dalla Fina ci spiegherà in parole povere. Poverissime. Poverissime, poverissime. Alcuni concetti, cioè voi vi scautizzano voi? Sì. Lasciamo parlare a loro.
alcuni fondamentali. Sì, esatto. Vabbè. Quindi quando parliamo di ricezione più di efficienza in attacco, sapete? Sì. Tu, per esempio, figlia di Matilde Palumbo. E poi presentiamo anche tua mamma, perché lei non voleva entrare in studio, ma poi l'abbiamo fatta entrare in studio. Più cosa vuol dire ricezione più? Che è in testa, perciò. E invece quella più e basta? Massimo il microfono. Entra il microfono. No, devi dare. Ah, hai ragione, scusami. Allora, la più è? È quella in testa al palleggiatore, precisa. Mentre quella più normale? Più positiva è palla alta sui 3 metri, più o meno. Fabio, ha detto giusto? Sì, quasi giusto. La più, diciamo, che consente anche il primo tempo, quindi una palla dentro i 3 metri, ma in cui non c'è il primo tempo non è considerata più, però vedo che sì, che le nuove leve, cioè tantissime persone in questo momento si stanno non appassionando, ma stanno ricercando la figura di uno scout anche a livelli magari del settore giovanile, quindi anche l'informazione è maggiore in categoria. Prego la regia di andare anche sul video, perché volevo così commentavamo proprio questi dati sulla partita di domenica di Yuko Shikawa. Vediamo, eccolo qua, adesso spero che si veda. Yuko Shikawa ha avuto una ricezione, spero che si veda, eccolo qua, del 54% positiva e del 29% perfetta. Esatto. Quindi significa, Fabio, che un pallone su 3 l'ha dato in mano proprio preciso. Esatto. a Gonzalez. Esatto, diciamo che le percentuali devono essere lette e non lette, nel senso che questi numeri possono sembrare leggermente inferiori rispetto magari a una partita normale, però diciamo che di là c'erano anche 3 attaccanti che battevano veramente bene, quindi queste percentuali bisogna sempre rapportarle all'avversario che sia dall'altra parte, leggerli e basta così non ha molto significato. Diciamo che di solito abbiamo abituato i tifosi o comunque gli spettatori a leggere delle percentuali di ricezione alte, qua sono leggermente calate, però di là c'erano degli avversari tosti. Ascolta, quando si parla invece di attacco, sì, di efficienza e di percentuali, mi spieghi un po' se c'è una differenza? Dire, sì, che uno ha attaccato col 58% di attacco cosa significa? Significa che la positività dell'attaccante è stata del 58%, quindi palloni su 10 palloni, esatto, 5,8 li ha messi giù. Esatto, esatto. Okay. Ascolta, che tipo di discrezionalità c'è a livello di scoutman, perché io credo che se mettiamo vicini 2 scoutman, mm-hmm, e che scoutizzano la stessa partita, qualche piccola differenza si possa trovare, no? Sì, diciamo che all'inizio dell'anno viene dato un metro di giudizio standard per tutti gli scout della Serie A. Poi ovviamente sta all'allenatore decidere se questi valori possono essere rispettati. Di solito gli allenatori danno le piccole modifiche. Ci sono infatti casi in cui alcune percentuali sono diverse se confrontiamo i miei scout con quelli degli altri, perché appunto ogni allenatore ha delle esigenze. Esatto. Fabio, scusa, puoi dirci se si può sapere alcune caratteristiche magari particolari di Paolo Montagnani rispetto agli scout? Beh, diciamo che Paolo... Se è più rigido per quanto riguarda la ricezione, meno rigido di altri? No, non è il discorso di rigido o meno rigido, magari dà maggiore spazio agli attaccanti, nel senso che se la ricezione è buona e i 3 attaccanti sono coinvolti, è maggiormente buona, diciamo. Mm-hmm. Quindi una palla magari staccata da rete, però in cui 3 attaccanti possono essere sfruttati, centrali e schiacciatori, la ricezione diventa... Fabio, sai cosa stavo guardando adesso? Se, sì, torniamo anche ancora sul PC, che quando abbiamo detto che Semenzato sta giocando con dei numeri buoni, vedete questo numero qua? Vediamo se adesso lo inquadriamo, eccolo qua, qui con la freccetta, 85% in attacco. È vero che i centrali solitamente attaccano con percentuali migliori, però è un numero importante, su 13 palloni, non proprio pochissimi. Sì. No, diciamo, come ha detto prima Seme, che gli mancava un attimo la prestazione, il tornare in palestra e avere una continuità. Infatti all'inizio dell'anno, a parte le prime partite in cui aveva magari non delle difficoltà, ma non riusciva a esprimere questi numeri, adesso sta ritrovando la forma ottimale. Posso chiedere? Sì. No, visto che stavamo parlando delle percentuali di attacco, se ci spieghi anche la differenza tra efficienza e positività. Stavo per mettere il puntino sull'aereo. Questa è difficile, questa vi spiegava bene, perché qui allora, devono capire tutti. In parole povere... Anche Stefano Ferrari. Okay. L'efficienza sono i palloni positivi di un attaccante meno i palloni negativi di un attaccante. Quindi fermi tutti.
Quindi dai punti fatti togli gli errori e anche i muri subiti? Esatto, errori e muri. Quindi un attaccante fa 10 palloni di cui 3 sono murate e 2 sono errori, ha l'efficienza del 5, quindi 50% se mettiamo una percentuale. Quindi si tolgono, mentre la positività si tengono conto solo i valori positivi, qua togli anche i valori negativi dell'attaccante, quindi in questo caso attaccante. Murate, che giochi che sei giocatore esperto, che giochi da molti anni, come è cambiato e se è cambiato il ruolo e l'importanza dello scouting negli ultimi tempi rispetto a 10 anni fa? No, penso che... Rimasto sempre quello? Sì, o ci sono state no, probabilmente con l'introduzione del Rally Point System lo scouting ha acquisito maggior valore, perché ovviamente le azioni diventano sempre più importanti rispetto al cambio palla, dove c'era, diciamo, anche un po' di fase di riscaldamento di melina, che insomma ci poteva stare, e nulla veniva compromesso. Con il Rally Point System insomma le partite si decidono alla svelta e c'è bisogno di un'analisi accurata dell'avversario, anche insomma per noi che prepariamo la partita. Avete già visto qualcosa di Monza di domenica prossima? Non ancora? No, abbiamo per adesso analizzato un po' la nostra partita di Piacenza, su cosa è andato un po' meno, e abbiamo chiacchierato un po' di Monza, ma non abbiamo visto ancora niente di recentissimo. Io ho l'impressione che sia una squadra molto forte, ma che però conceda qualcosa, che quindi se si è in campo col giusto atteggiamento si possa anche, no, cercare di approfittare, credo. Sì, l'impressione è questa, l'impressione è che abbiano un palleggiatore insomma molto estroso, che a volte troppo, dici. A volte troppo, sì, che ha insomma la varietà di gioco sicuramente la sua arma migliore. Però insomma una squadra deve, in queste cose qui deve stare anche un po' dietro il palleggiatore, perché se non ci riesce questa cosa può essere un aspetto più negativo che positivo. E però insomma è una signora squadra. Adesso con Conte da qualche settimana, con Facundo, insomma mi sembra ulteriormente rinforzata. Una squadra brillante, ha un bel gioco, insomma stanno facendo ultimamente anche risultati, quindi insomma c'è da avere grande rispetto. Grande rispetto, sì. E con San Giustino cosa è successo invece? Torniamo indietro di un paio di settimane. E quella rimane un po' forse la macchia nera delle ultime settimane, no? Ma guarda, se analizziamo le ultime partite, probabilmente con San Giustino è capitato molto di più, però abbiamo dei passaggi a vuoto a volte importanti e anche a volte inspiegabili, perché come con San Giustino abbiamo vinto il primo set, è vero un po' a fatica, però abbiamo vinto il primo set, poi ci siamo spenti e non è molto giustificabile. La stessa cosa è successa a Piacenza, per due set siamo partiti bene, poi si è spenta la luce. Dobbiamo un po' limitare questi passaggi a vuoto, ma credo che insomma si vedano anche un po' i risultati di tanto lavoro in palestra e insomma speriamo nelle prossime partite di ridurli sempre al minimo. Dipende anche dal DJ, eh? Certo, beh, io ce la metto tutta, tu mettesela tutta, sono lì anche perché poi la vittoria è proprio la mia estasi finale musicalmente parlando. In realtà volevo parlare proprio dell'ultima partita in casa, quella contro San Giustino, dove ho notato una cosa che mi ha infastidito, anche se infastidito è poco, perché è una cosa che, vabbè, io sono al primo anno di spiccheraggio comunque nel volley di Serie A, e ho visto un'altra cosa che si vede anche in altri sport, che non è molto bella da vedere. Adesso è un'opinione mia, cioè assolutamente personale, però una certa sudditanza dell'arbitro nei confronti sia della squadra di San Giustino, ma nei confronti anche di Feffè De Giorgi. Cioè io ho capito che l'allenatore è Feffè De Giorgi, però quello di la brutta abitudine di chiamare fuori le palle che in realtà insomma erano palesemente dentro, e anche la continua protesta nei confronti del secondo arbitro da parte di Feffè De Giorgi mi ha un po' infastidito, anche perché poi è entrato rosso. Tu sei proprio lì. Io sono lì e questa cosa le vedo. Cos'è questa? Questa è J. Ralph, Kansas City Shuffle, è la canzone preferita del mister di Coach Montagnani. Ci manca niente qua. No, assolutamente no, ci mancherà. A proposito di sudditanza psicologica, Fabio, con Massimo so che sfondo la porta aperta, ma anche Gerbic non è che gliene fischiano tante, no? No. Massimo, ce n'è qualcuno che...
Solo perché è Germic, solo perché... Sì, sicuramente un po' è così. Credo che comunque rispetto a quello che si vede, credo che il riferimento fosse di Fabio prima... Di Stefano, scusa. Prima ad altri sport sia comunque molto, molto minore. È ovvio che qualcuno ha delle credenziali più forti, però magari anche, bisogna dire la verità, se le ha un po' anche guadagnate nel tempo. Poi è vero che appunto ne abbiamo parlato nella trasmissione in cui erano ospiti gli arbitri, sicuramente non si può prendere come esempio il palleggio di qualche grande campione come metro di giudizio degli arbitri, insomma. Certo, ecco. Però ci sta, io credo che sia anche, faccia parte anche un po' del gioco nel bene e nel male della Serie 1. Massimo, adesso nel giorno di ritorno, la caratteristica è forse anche una delle spiegazioni per cui nel giorno d'andato Padova ha fatto solo 5 punti fino adesso ha fatto solo 5 punti in casa, perché comunque si è giocato in casa con Trento, con Macerata, con Modena e con Cuneo, quindi con le quattro grandi del campionato. Quindi è presumibile che nel giorno di ritorno ci siano più scontri diretti in casa, ma forse si farà più fatica fuori. Sì, infatti credo che questa sia la spiegazione principale, al di là di quello che possono essere le battute sull'opera dello speaker. Comunque la funzione credo principale di questo girone di ritorno sarà quello di cercare di rubare qualche punto anche alle squadre, come dicevo prima, che stanno sopra in classifica, e credo che Monza sia la prima candidata. Speriamo di poter fare una buona partita lì e soprattutto di rendere al massimo negli scontri diretti, perché poi sappiamo che per la strada per la salvezza lo scontro diretto poi è la chiave, perché poi alla fine i punti guadagnati qua e là tendono un po' magari a pareggiarsi. Fare la differenza negli scontri diretti, come si dice, sempre vale doppio. Allora vediamo il quadro completo e poi andiamo in pausa pubblicitaria del prossimo turno. Ripeto, domenica alle 18 il Palla Fabris con Monza. Prego la grafica del prossimo turno. Eccola qua, Macerata che ospita Roma, derby Veneto tra Sisle Belluno e Marmilanza Verona, Itas Trento con Coppa Piacenza, Fidia Padova, Acqua Paradiso, Monza da Brianza, lo ripeto, ore 18, Pala Fabris domenica prossima, Energy San Giustino con Andreoli Latina, Cuneo che ospita Vibo Valencia e Casa Modena che ospita Ravenna. Questo è il quadro completo del prossimo turno di A1, a tra poco per la terza parte parleremo soprattutto di Pallavolo Valsugana. A tra poco. Vi aspettiamo ogni giovedì sera, TV7 Triveneta, mani e fuori, alle 22.30. Canale 12. Potete rivedere tutte le nostre partite lunedì 23.30 su TV7 Triveneta. Terza parte di Mani e Fuori, abbiamo parlato delle prossime partite, di quella di domenica prossima con Monza. Abbiamo visto un video dove abbiamo giocato io, Massimo e Stefano, abbiamo visto un po' cos'è una ricezione perfetta più e via dicendo, quindi abbiamo completato abbastanza il quadro. Adesso parliamo di Pallavolo Valsugana, sono ospiti questa sera, abbiamo con noi il vicepresidente Lorenzo Zani. Intanto queste ragazze che non sono state ferme un secondo sono dell'Under 18. Under 18 femminile. E come stanno andando? Perché dallo spirito che hanno mi sembra bene. Bene, bene, insomma hanno passato in eccellenza, adesso c'è un torneo di eccellenza. E appena iniziata la prima partita comunque si stanno comportando bene. Gruppo buono, affiatato. E solite nella pallavolo, adesso insomma è difficile perché nell'eccellenza è difficile giocare e impegnarsi, bisogna rivali fare del vostro campionato. Beh, sono tante. Perché ridete? Chi vuole dirlo? Facciamo dire la capitana. Sì. La capitana, lei non voleva parlare, ma in realtà la capitana parla. Eccola qua, adesso arriva il microfono, arriva. Ti chiami? Veronica Zani. Ecco figlia. No, sì. Devi dirmelo. Non lo so. Io ho beccato due le figlie, tutte e due. Non lo sapevo. Le vostre rivali? L'avversaria più ambita è la Murialdina. Ce l'avete un po' su con la Murialdina? No, però è quella forte. È quella forte del girone, insomma. Ma siete passati assieme, quindi loro per prime e voi per seconda e terza? Eravamo in un altro girone, prima dell'eccellenza eravamo in un altro quindi girone. Quindi quello è l'obiettivo? Sì, abbiamo fatto la partita questa domenica. È andata come? Abbiamo perso 3. Però si sono comportate bene, hanno giocato, niente di... Ascolta, dimmi un po', oltre l'Under 18, com'è il movimento della pallavolo valsugana femminile? Perché c'è il Valsugana, volley valsugana sì, maschile. Sì, c'è il maschile, cioè siamo noi come femminile. Faccio sempre la confusione. No. E noi abbiamo 5 squadre che sono nella provincia, cioè dall'Under 12, 13, 14, 16 e 18. E poi abbiamo invece quella a livello regionale in Serie D. Poi abbiamo attività con i piccoli, diciamo, come ovviamente mini volley e insomma, da età di 3 anni, insomma, I numeri ci totale, diamo da fare i numeri dappertutto.
in totale portano a numeri, beh, guarda, siamo circa 130 atleti. Un bel numero. E la Matilde Palumbo cosa fa? Ah, Matilde. Allora, Matilde Palumbo. Sì, ma lo dice lei. Ma lo posso dice. Dire chi è Matilde, sì, Palumbo? Perché non è che è venuta qui a caso, perché è vero che la mamma di Chiara, ma Matilde Palumbo è stata una grande giocatrice di pallavolo. Io l'ho conosciuta quando lei era una delle colonne della Panda Color di Rubano di Sarmeola. Sì. Ci siamo conosciuti lì tantissimi anni fa. Tantissimi, ecco, brutto, poco elegante. Sì. E tu come le vedi queste cose? Tu che hai l'occhio pallavolistico? No, è un bel gruppo che ha voglia di lavorare con un allenatore che vuol farle lavorare, e sono tutti i presupposti perché loro migliorino. Ma tu come mamma ex giocatrice metti becco dentro alle scelte dell'allenatore? No, assolutamente qui no. Qui ridono, eh? No, scelta dell'allenatore assolutamente no. Però riesci. Perché, perché in quel caso sono più ex giocatrice che mamma, però insomma... Non faccio commenti. Cambiato tantissimo dai nostri tempi adesso? Sì, cambiato completamente. Soprattutto perché era un livello molto meno professionistico anche a certi livelli. Insomma, a parte la Serie A, però si arrivava tranquillamente fino in Serie B e lo si faceva... Non si faceva una grande per cosa. Hobby. Sì. Ma anche perché adesso effettivamente vengono scoutizzate, vengono filmate anche partite, io vedo, addirittura da Under 13, ho visto delle cose... No, è lo scout, l'avevamo anche noi, sì. Quindi... Sì. Insomma. Storico, c'era Rossi e Zaramella. Esatto, Rossi e Zaramella. Ecco, un'enciclopedia, basta che... Massimo, tu chiedi, io dico. Ascoltami, in Serie D invece, obiettivi? Come siete? Beh, adesso siamo nella zona bassa. C'è qualcuno di loro che gioca anche nella Serie D? Qualche ragazza, sì, va in Serie D e qualcuna, ce ne sono tre in questo momento. Uh-huh. E poi comunque... hanno da fare, hanno da impegnarsi, ancora il percorso è lungo, però dai, ci proviamo, la nostra voglia di fare c'è, speriamo bene. Andate a vedere le partite della FIDE ogni tanto? Sì. Chi è che va più spesso? Partite permettendo. Perché prima c'è la partita, poi c'è... Allora, chi è che mi vuole dire? Adesso facciamo girare di là il microfono, sì. Vero? Con calma, ci vuole... Allora, c'è questo? Non so. Ah, sì, è quello lì. Allora... Che vuole parlare e dirmi che cosa pensa di questa squadra quest'anno? Potete parlare, non scoppia. Martina, l'ultimo, sei l'ultimo. Forza. Dai, com'è? Gloria. Com'è questa squadra quest'anno? Beh, ci siamo unite molto di più. No, la FIDE, ah. Dico io. Parlavo della FIDE. Che tipo di impressione è? Ne hai mai vista tu? Un peccato, l'unica che non l'ha vista. Chi è che l'ha vista questa FIDE quest'anno? Di là c'è il gruppo Martina. Appassionate. Martina. Qualcuno deve parlare. Chi è che ha visto la FIDE? Chiara, dai. Sei la mia salvezza, devi dirmi cosa pensi di questa squadra. Dai. Chi è che parla? Chiara. Dai. Chiara, com'è questa squadra? Cioè, semenzato, dimmi cosa semenzato. Per le partite che abbiamo visto noi, ci sono state delle partite che ha giocato molto bene, anche contro avversari forti, e partite in cui si spegneva un po'. Che ruolo hai momenti, palleggiatore. Allora cosa mi dici di Gonzales e di Tiberti? Visto che hai l'occhio da palleggiatrice. Io ogni tanto dico, visto che ci ha semenzato qua, poi sentiamo il suo punto di vista, che Gonzales dà, secondo me, pochi primi tempi rispetto a quello che potrebbe dare. Sì, si gioca molto di più in banda. Vero. In opposto, soprattutto adesso che c'è Simeonov. Però è un bravo palleggiatore. Io ho fatto una statistica, perché mi sono confrontato, Andrea, anche un po', diciamo, duramente, se vogliamo così, dal punto di vista dialettico, non altro, con Paolo Montagnani, dopo la partita di Ravenna. Sostenendo che, dal mio punto di vista, e chiedo anche il conforto di Fabio, questa squadra gioca comunque pochi primi tempi a fronte di una ricezione che invece, secondo me, è tutto sommato, Fabio correggimi se sbaglio, di buon livello. Lui mi diceva che non era così. Io, che sono testardo e nato in Svizzera, di conseguenza doppiamente testardo, sono andato a fare il conto di quanti primi tempi avete fatto voi, di quanti primi tempi hanno fatto tutte le squadre. E dopo la partita di Ravenna voi eravate la squadra che aveva effettivamente fatto meno primi tempi. Cosa dici di questa? Ma questa è un po' una scelta, diciamo che più che la globalità dei dati è bene guardare la singola partita. Ci sono avversari che vanno studiati chiaramente in maniera diversa gli uni dagli altri, e dove il primo tempo può essere un po' più efficace, però magari in quel caso manca un po' la ricezione. Altri casi in cui il primo tempo magari è meglio giocarlo o meno, e giocare più in banda. Per quanto mi riguarda non posso lamentarmi, nel senso che io
non sarei come caratteristica un centrale d'attacco, sarei più un centrale di muro e insomma i palloni che mi arrivano numericamente vanno bene, secondo il mio parere. Però sì, forse magari un centrale d'attacco come Cricca o come Luca Suljagić forse avrebbero bisogno di qualche palla in più, però insomma l'importante è il bene della squadra, l'importante è vincere dopo. Certo. Ma, i punti. Scusa, non è più difficile entrare in partita per un centrale se viene chiamato magari meno in causa in attacco, oppure per te non è un problema questo? No, sicuramente ha un suo significato attaccare, hai detto bene, entrare in partita, nel ritmo partita è importante, però ecco, per quanto mi riguarda, ripeto, non essendo un centrale d'attacco ho fatto anche un po' l'abitudine a insomma magari a prendere un muro per entrare in partita piuttosto che avere una o due palle in più in attacco. Questa è un po' anche una scelta molto soggettiva, individuale, quindi poi io diciamo parlo che, di... Sì, se guardiamo anche, esaminiamo le altre squadre, non ci sono tantissime squadre che servono in una maniera Ravenna forse, maggiore. Ravenna e sì, San Giustino, in cui Creus è certo, super utilizzato. Sì. Diciamo che lo standard della pallavolo moderna al momento è questo, che i centrali vengono un attimo messi non in secondo piano, ma prendono sicuramente una decina di palloni a partita, mentre il gioco si sposta sulle bande. Abbiamo Avi, ma ci sono tantissimi, cioè se non quasi tutti gli alzatori che abbiamo visto quest'anno che utilizzano questo modo di Chi sono i centrali qua di voi? Le centrali. E voi quante palloni attaccate? A questo almeno me lo potete dire, visto che io ho il tabù anche quello. Cioè, voi giocate per i miei tempi, no. Mezze, no. Fast, cosa fate? Alte. Alte. Le stiamo abbassando, però volta. Comunque privilegiamo tipo le bande, anche sì. Gli opposti. Anche voi, sì. Sì. Ascolta Lorenzo, dimmi. Loro in fase di eccellenza, la Serie D che insomma sta... E le altre ragazze? No, bene, c'è anche l'Under 14 che fa eccellenza, l'Under 16 che comunque fa il campionato di terza divisione, Under 16, insomma, comunque bene anche... Allora, facciamo sentire quella di Gigi Schiavon? Beh, direi di sì. Anche perché... Loro mi sembravano molto attive, quindi hanno bisogno un po' di... Esatto, perché noi... Dunque, voi conoscete Gigi Schiavon? Sì, voi sì. Loro magari. Gigi Schiavon è un allenatore abbastanza importante. No, forse loro non... L'hanno visto forse qualche volta. Allenato alla Nazionale, Nazionale Juniores. Quando è venuto ospite qui la prima puntata di quest'anno, anzi ora che lo invitiamo di nuovo, Max... Se non vai in India, perché... Se non vai in India a allenare, perché c'è questa possibilità. Gli abbiamo chiesto come si fa, perché il problema di chi studia e di chi gioca a pallavolo è di conciliare le due cose. Io, come vi dicevo, essendo papà di ragazzi che giocano a pallavolo e che studiano, ho questo tipo di problema. E quindi ho chiesto a Gigi Schiavon che cosa bisogna fare per conciliare le due cose. E noi mandiamo questa clip che è diventato uno spot vero e proprio. Prego la regia. La classifica degli interessi. Prima cosa, lo studio. Seconda cosa, la pallavolo. Terza cosa, niente. Quarta cosa, niente. Quinta cosa, niente. Sesta cosa, chitarra. Vabbè, quello che... È così? Chi è che ha il microfono? È così? Cioè, funziona così anche da voi? Studio? Vai, dai il microfono alla... Come si chiama? Martina. Gloria. È così? Prima qualche volta viene anche la palla a volo, dopo. Qualche volta. E il moroso dove lo mettiamo? Cioè, lui ha detto niente. Al posto della chitarra? La chitarra può essere interessante. Un po' prima della chitarra, terzo posto. Un po'. Vabbè. È facile. Bisognerebbe anche che la scuola pensasse queste cose. Lo so bene. Se mi posso permettere. Perché è giusto che i ragazzi facciano sport, ma è giusto che anche la scuola tenga conto di queste cose. Sì, sì, non sempre. Tra l'altro qualche, forse... Sì, qualche liceo lo fa, hanno progetto dello sport, che chi è impegnato da poco, in attività, sì, non fanno da tanto, tre però... allenamenti, se non quattro, più due partite. Sì, due campionati quasi tutti, cioè, ma questi livelli. Adesso... Andrea, tu come hai conciliato ai tuoi tempi, che non è che sono passati cent'anni? Sì, no, infatti non tantissimi. No, adesso si parlava di questa cosa. Io sono stato invece fortemente penalizzato, perché insomma già giocavo a un certo livello e non era assolutamente tenuto conto di questo.
mancavo anche spesso proprio durante le lezioni, perché insomma dovevo partire per trasferte, rientravo eccetera. Però è sempre una cosa che mi è rimasta un po' sullo stomaco, questa cosa qui. È giusto che le scuole, invece, i professori si interessino ai ragazzi che fanno sport, perché insomma uno ce la mette tutta per studiare, fare tutto quanto, però è evidente che non sempre è facile, non sempre si hanno anche le energie fisiche per riuscire a eccellere dappertutto, quindi insomma, non sempre è facile, come posso dire, togliere anche qualcosa, no? ai figli, ai ragazzi, e dire fai un allenamento in meno, fai uno in più, no, non vai alla partita. Credo che sia estremamente difficile, no Stefano? Beh, penso che si possa fare qualcosa di simile, non dico copiare, ma perlomeno avere qualche similitudine con il sistema americano, no? Che alle scuole, cioè alla fine non ci sono delle squadre che hanno un nome, che appartengono ad un paese, ma sono delle squadre, delle vere e proprie squadre scolastiche. Scolastiche, quindi, certo. Chi questo è vabbè, lì stiamo parlando di campus, di cose molto grandi, non è sicuramente una cosa proponibile in Italia, però ad esempio io ho cominciato a giocare a pallavolo quando facevo la seconda media, e ho cominciato proprio nella squadra della scuola, quindi se c'erano queste cose, ma stiamo parlando del puoi anche non anni, dirlo anni 90, fine anni 80, insomma sei giovane. Voglio dire, in ogni caso c'è la possibilità di avvicinare le due cose, se invece continuiamo a separarle diventa naturalmente più difficile. Anche perché quello che diceva Andrea secondo me è molto importante, perché molto spesso i professori, penalizzando chi fa sport soprattutto ad alto livello, poi alla fine incentivano anche un abbandono scolastico che non è, penso, nell'interesse di nessuno, mentre magari venendo incontro a chi magari deve fare tanti chilometri di trasferta per giocare una partita di Serie A o di Serie B, anche se è ancora al liceo, magari venendogli incontro si aiuta anche a portare a compimento il corso, sì, di studio. Poi, come diceva Lorenzo, sono d'accordo, perché specialmente a questa età, intorno ai 17-18 anni, tantissime squadre fanno fare il doppio campionato, che può essere una Serie D e l'Under 18, e quindi c'è anche il doppio impegno proprio di fine settimana, che voglio dire, per quanto sì, magari sia in zona, tu non debba fare delle trasferte di centinaia di chilometri, ma è un impegno più che fisico, mentale. Io penso che alla loro età potrebbero farne 10 partite di fila e fisicamente non ne risentirebbero, ma penso che a volte possono sentire anche l'aspetto. Non siete convinte? No, 10 un po' troppo, però va bene, dai, il concetto, cioè, ci sta. Perché voglio dire, gestire anche mentalmente due partite nel giro di, non so, sabato sera alle 9 e domenica pomeriggio alle 4 non è proprio banale, no? No, puoi giocare alla sera, magari uno ha fatto gli impegni, poi domani il giorno dopo ci sono della scuola, c'è un sacco di cose, insomma. Sì, lo so bene, no? lo so bene. Chi è? Lo so bene. Va bene, ok, ci fermiamo qui. Ricordo intanto gli appuntamenti, come sempre, le repliche della nostra trasmissione domani alle 10, alle 15, alle 21, sabato alle 11, alle 17.30, alle 20 e domenica alle 13, alle 18, alle 23. Come dico sempre, non potete non vederci su TV7 Sport, canale 212. L'appuntamento invece per noi è giovedì prossimo alle 22.30, ma l'appuntamento più importante è domenica alle 18 Palla Fabris, perché arriva Monza ed è davvero una partita molto importante. L'applauso alla Pallavolo Valsugana, grazie ragazze, grazie Lorenzo, grazie Matilde, grazie per la simpatia che avete avuto, una grazie particolare ad Andrea Semenzato, in bocca al lupo Andrea per domenica. Grazie a voi. In bocca al lupo e grazie ai numeri di Fabio Dallafina, grazie Fabio di essere venuto e grazie a voi. A spiegarci cos'è la più. Grazie, eccola qua. Vada retro. È arrivato lo scout finale. Grazie Massimo Zilio. Grazie. Alla prossima. Un grazie particolare a Stefano Ferrari, ti ascoltiamo per radio, ti ascoltiamo soprattutto domenica a Palla Fabris. Certo, io chiedo naturalmente perdono a quelli che andranno fuori magari con le orecchie che fischieranno un pochettino, però purtroppo io sono lì, a volte non mi rendo conto di quanto possa urlare possa urlare un essere umano. No, parlo proprio del punto, del punto Padova. Beh, ma va bene, ci sta, c'è bisogno, sì. E domenica, ripeto, alle 18 è una partita davvero importante, per cui c'è davvero bisogno di tutti. Vi aspettiamo. È tutto davvero per questa sera, l'appuntamento, come vi dicevo, è per giovedì prossimo alle 22.30. TV7 Tirrenta. Buonanotte a tutti.